Ciao surfers, Davide, Enrico, ci troviamo dove Enrico? Al confine tra San Marino e Rimini, quindi in aperta Romagna. In aperta Romagna stiamo andando a fare un blitz all'Aquafan di Riccione perché stiamo andando a trovare quelli che a loro insaputa sono i nostri testimonial. Chi sono? All'Aquafan c'è Radio DJ e quindi c'è DJ Chiama Italia, quindi proveremo ad approcciare Linus e Nicola che sapete. Se andate su YouTube vedete che noi spesso promuoviamo durante i nostri webinar, seminari, un video dove loro con il maestro Franco Battiato parlano di denaro, giusto? Esatto. E infatti andiamo anche con un regalo, che non vi sveliamo neanche a voi perché è segreto. Esatto, andiamo con un regalo che ci siamo preparati ieri, abbiamo scalato il Monte Titano, vero, per riuscire a trovare questo preziosissimo reperto. E vediamo se ci accoglieranno, vediamo se riusciremo ad approcciarli, non lo sappiamo. Ieri abbiamo fatto un sopralluogo come fanno i veri, diciamo, terroristi. Abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo visto che abbiamo preso le misure e vediamo cosa succede, insomma. Alla prossima onda. Ciao surfers, siamo arrivati. Come vedete dietro di noi c'è, se lo vedete qua, c'è il logo di Radio DJ e lì c'è Linus e Nicola, già arrivati in bicicletta. C'è la bici di Linus, sportivo come al solito, vediamo se ci accoglieranno alla prossima onda. Siamo all'Aquafan di Riccione, ciao. Zucchero su Radio DJ con le sue 13 buone ragioni, 13 buone ragioni che possono essere quelli che spingono comunque, nonostante tutti gli avvisi al traffico, agli ingorghi, ad andare comunque a provare a fare questa passeggiata sul lago di Iseo. 13 buone ragioni potrebbero essere quelli che potrebbero convincere gli inglesi a uscire dall'Europa oppure anche a rimanerci. Di questo parliamo velocemente così con due ragazzi che sono venuti che stamattina a stalkerizzarci. Sono piazzati davanti allo studio dall'alto. Alba, hanno aspettato che arrivassimo. Linus, braccia rubate a Radio 24. Chiamiamole così, insomma. Si chiamano Davide ed Enrico, giusto? Esatto, sì, sono esatto. Due ragazzi italiani che si sono conosciuti come, tanto per cominciare? Ma ci siamo conosciuti perché io ho iniziato a fare trading online e avevo bisogno di qualcuno che credesse in me perché non avevo risparmi e ho iniziato a mandare. Che studi hai fatto? Ho fatto la Bocconi. Sei un Bocconi. Ma ero musicista, ci ho messo 7 anni. Vabbè, diciamo, cosa fanno chitarra la Bocconi? E niente, ho iniziato a mandare segnali di trading su Twitter solo in inglese nel mondo e è successo il patatrac, nel senso che dopo una settimana mi ha contattato un milionario nordirlandese e mi voleva dare 100.000 euro per fare trading. Minchia. E io ho dovuto ho dovuto accettare e conoscevo solo Enrico, che era un ragazzo che dalla voce sembrava molto affidabile. E invece poi l'ho incontrato, c'aveva 10 anni meno di me. Ed Enrico è senza barba. E tu sei esperto di trading? Ha aperto un broker a Londra. Ho aperto un intermediario finanziario. Che studio hai fatto tu? E solo le superiori, perché ho abbandonato l'università. Scusa mamma, ce l'ho ancora però è andata benino dopo, oserei dire. E vi siete incontrati quindi? Sì, perché io non sapevo a chi dargli 600, cioè bisogna metterli in un conto di trading. È l'unico che, sai, alla fine noi italiani sempre con i tuoi amici. Quanti anni fa ti ha dato i soldi il nordirlandese? Sono esattamente 6 anni fa, nel 2010. Si chiama Bruce Trotter, adesso si è trasferito in Nuova Zelanda, lo saluto perché... Sei scappato coi soldi o glieli hai fatti guadagnare altri? No, glieli ho fatti guadagnare un po' e tuttora glieli facciamo guadagnare, sì. Beh, nel campo dei miracoli, ecco... Quando avete sotterrato queste monete di Pinocchio, quanti sono diventati grosso modo? Ma allora, diciamo che non promettere l'impossibile. Infatti è pericoloso. Diciamo basta. Quello che facciamo noi è possibile ottenerlo se lo si fa quasi di lavoro, insomma, devi essere un po' un professionista. Però diciamo che noi ci dilettiamo anche a insegnare la nostra strategia di trading e tante altre cose. Se ci si mette seriamente, se ci si dedica del tempo, si può fare sicuramente di più di quello che danno una i bot. Una risposta più vaga non poteva dare. Veniamo invece alla sostanza. Voi avete appunto questa società che avete appena costituito che si chiama Money Surfers e date consigli appunto online a quelli che vogliono investire i loro risparmi. Adesso che c'è la Brexit, no? Oggi è un giorno campale. Le borse vanno viste con due sguardi. Quello
nell'immediato e quello nel periodo più lontano. Perché la borsa, tu lo sai, si emoziona. Sì, esatto. Tantissimo. Domani potrebbe essere un giorno in cui la borsa schianta, sì, oppure si impenna, già a seconda di quello che succede. Esatto. Allora, il consiglio, noi leggiamo i giornali, tanti giornali anche insospettabilmente famosi hanno titolato come guadagnare dalla Brexit, che secondo noi è un po' pericoloso, soprattutto nel momento in cui lo legge la persona qualunque. Mm-hmm. Esatto. Bisogna in realtà, secondo noi, umile opinione, stare fuori, perché è il momento più pericoloso. È la prima volta nella storia in cui una nazione, soprattutto se i soldi sono i risparmi, esatto, cioè se uno ne ha un po' in eccedenza magari può anche tentare tipo l'irlandese che ha milioni di dal centro. Soprattutto stavi dicendo una cosa interessante, soprattutto perché è la prima volta nella storia in cui una nazione se ne vuole andare via da un aggregato come la comunità europea, quindi è la prima volta nella storia e non si può prevedere, non c'è qualcosa nel passato che ti può aiutare a calcolare il futuro. Ma secondo voi, per quello che vale il vostro parere, insomma, no? Ma nel senso che, ma no, ma nessuno ha una certezza su una cosa come questa. Sarebbe un danno maggiore per gli inglesi o per gli europei? L'uscita. Allora, tu anche qui, breve, medio e lungo termine. Nel breve, casino totale. Disastro. Tranne perché per noi. L'Europa deve ratificare la loro uscita. Non è che ci vogliono due anni. E in quei due anni sono cazzi inglesi amari. Sì, devono investire 30 miliardi di sterline soltanto per gestire questi due anni. Esatto. E questo ha un costo abnorme. Loro sostengono che nel medio e lungo termine riusciranno a far fronte, magari sì. Beh, loro hanno sempre fatto a meno degli altri. Sì, sono sempre stati molto bravi. Ma non ultimamente, perché adesso utilizzano la famosa fuga dei cervelli, ovvero tutte queste startup e aziende prelevano i cervelli dall'Italia, dalla Spagna, dalla Francia e dall'Europa e li mettono già acculturati e preparati a capo delle aziende, quindi certo. ma tanti nostri ascoltatori sono lì e sono terrorizzati in questo io momento. Però volevo farvi parlare per un secondo della vostra dimensione più spirituale, perché questa mattina quando siete arrivati, al di là dei soldi, ci avete parlato molto di spiritualità, due cose che apparentemente non vanno d'accordo, invece voi cercate di far combaciare o convivere quantomeno appunto una filosofia di vita e un aspetto più concreto, come facevano altri maestri, per esempio Steve Jobs. Esatto, il grande guru Steve Jobs. Sì. Allora, Money Surface nasce proprio da questa intuizione, il fatto che la felicità fa i soldi e non il contrario. Questo è il nostro, diciamo, urlo di battaglia. La felicità fa i soldi, ok? Quindi i soldi si possono fare soltanto se tu nella vita sei già felice. In realtà no, i soldi secondo me li puoi fare anche se sei infelice, però non te li godrai. E ne avrai bisogno, capito, Lilo, hai capito, e ne avrai bisogno sempre di più, non ti basterà mai. Invece se tu ti arricchisci interiormente prima, e facendo quello che è la tua vocazione, attenzione, non passione, perché adesso va di moda, lavora con le tue passioni. Noi crediamo che passione derivi da patire, no? Quindi la passione, voglio fare il cantante, io l'ho fatto per 10 anni, ho sofferto tantissimo. Quando ho smesso di seguire le mie passioni... Vocazione è quello per cui sei portato, invece. È un mix tra passione, quello per cui sei portato, e quello di cui la gente ha bisogno. Ed è un concetto un po' sacro, la vocazione è quella che ha il prete, quindi... Certo. Noi crediamo che tutti quanti, quindi, dobbiamo diventare un po' preti di noi stessi. Detto con l'Apollo allacciata fino al primo bottone, questo per sottolineare questo atteggiamento. Che dire, che voi ci usate come testimonial, sì, tra l'altro, allora, perché nel vostro qua. Sito ci siamo noi anche. Sì, a vostra insaputa. A nostra insaputa. Allora, noi siamo venuti qua a donare, Nicola sta maneggiando una moneta da 5 euro di San Marino, che è il vostro stipendio, che vi siete guadagnati come testimonial inconsapevoli di moneysurfers.com. Insieme a Battiato. Esatto, c'è anche per Battiato insieme la moneta. Insieme a Franco. Perché cosa succede? C'è anche su YouTube, se digitate la felicità fa i soldi, Battiato, Linus e Nicola, trovate il video, e c'è un minuto... Sì, la moneta. Questa è la moneta da 5 euro di San Marino. Devi provare a suona. Senti come. È argento? È argento. Dicevi, c'è un minuto preso da una puntata di DJ Chiavitalia. Dove c'è Linus che fa, senti, ma tu i soldi... Nicola glielo chiede. Scusa, Nicola, ma tu i soldi... I soldi, Nicola. E lui dice, ti ci credi, Nicola? Io non ci ho mai pensato, non mi interessano mai i soldi. E Linus dice la frase che noi spingiamo sempre. Di solito però questa poca cura nei confronti dei soldi, se si segue la propria vocazione e passione, porta a farne di più. Mm-hmm. E lì non si rispondono, è intelligente, Franco, ragazzi, scusa, ho sbagliati tutti. Comunque c'è il video, esatto, e c'è anche il vostro sito, Money Surface. Grazie Davide, grazie Enrico. Ma grazie a tutti. A tra poco. Ed eccoci qua. Missione compiuta. Missione compiuta, in diretta su Radio DJ. Oggi è il 22 giugno. Sì.
o 23, 23, vabbè, 23, Brexit, giorno del Brexit, siamo stati in diretta su Radio DJ, missione compiuta, ce l'abbiamo fatta, ci siamo organizzati bene, come vedete, quando, come diciamo sempre, quando segui le tue vocazioni, non passioni, tutto l'universo agisce di conseguenza. Adesso smetto di fare il pippone spirituale, anyway, grazie infinite a Linus e Nicola e anche ad Alessandra, soprattutto di Radio DJ, esatto, che ci hanno dato la possibilità di raccontare un po' di più di quello che facciamo, prendendosi dei rischi, perché voi sapete che ci seguite che quando si parla di soldi bisogna stare un po' attenti. Sì, si sono presi i rischi e hanno fatto bene, perché secondo me è venuta anche una cosa carina. Speriamo che sia piaciuto anche a voi. Missione compiuta ed è solo l'inizio. Money Surfers. Alla prossima onda.